Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. Si gioca per il campionato, per i tre punti. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Traversone controllato dal difensore. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Il tocco dentro. Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della difesa. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pier ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. Abdennur. Javi Martinez. Buonaventura. Selçuk İnan. Può colpire da lì. Un colpo da biliardo, il pallone in rete. Ora sembrano davvero inarrestabili, Stefano. Stanno approfittando del passaggio a vuoto degli avversari. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Selçuk İnan. Punta l'area. Tenta il pericolo e allontana. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Selçuk İnan. Lo vede. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Selçuk İnan. Javi Martinez. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Buona posizione. Attenzione, pericolo. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Javi Martinez. Bravo qui a smarcarsi. Suggerimento interessante. Cross da rivedere, palla larga sul fondo. Vediamo cosa inventa ora. Gran palla a scavalcare la difesa. Ed è gol! Rete! Conclusione perfetta, angolata, in buca d'angolo, imparabile per il portiere. Grande fiuto del gol, è riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Vediamo cosa fa ora.
sbaglia il cross, pallone sul fondo. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Selçuk Inan. Jack Bonaventura. Fanno possesso palla nella propria metà campo. Possono permettersi di rallentare. Javi Martinez. Azione interessante questa, attenzione. Legge bene una situazione pericolosa. Pallone invitante. Occhio all'attacco dell'avversario. Legge bene la traiettoria qui. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Lettura perfetta e palla recuperata. Palla che finisce in out. Si abbassa qui per ricevere il pallone. Attenzione perché è pericoloso. Opportunità per il cross. Fondamentale il difensore. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Posizione ideale. Punta la porta. Può colpire da lì, può ricevere una posizione interessante. Puntuale qui il difensore nel recupero. Possibilità di contropiede, attenzione. Gestita male la ripartenza, pallone perso. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Lo vede? La gioca profonda verso l'attaccante. Bravo qui a smarcarsi. Interrompono bene l'azione. Arbitro che dice che può bastare. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Vediamo cosa inventa ora. Può crossare. Senza problemi qui il portiere. Jack Bonaventura. Ci sono metri per andare. Ha spazio davanti a sé. Attenzione, tutto solo, prova a piazzare. Hanno capitalizzato al meglio un contropiede da manuale. Ottimo lavoro di tutta la squadra, non solo dell'attaccante che l'ha messa dentro. Rivediamo il gol, ha concluso praticamente a porta vuota, aveva solo l'imbarazzo della scelta, non poteva non approfittarne. Non si possono concedere occasioni del genere e sperare di rimanere impuniti. È una gara a senso unico questa ormai. Occhio all'avanzata. È in buona posizione. Buono il contrasto. Bonaventura. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Si aprono spazi invitanti. Partono in contropiede, c'è spazio. Palla molto interessante. Pallone invitante. Il tocco dentro. Attenzione, ed è calcio di rigore.
L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria... Non sbaglia! Non ha avuto problemi, ha superato il portiere dal dischetto. Precisa conclusione, il portiere non poteva farci nulla. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Hanno trovato il gol, segno di orgoglio e di dignità. Il risultato sembra ormai scritto, anche se questa rete potrebbe rendere più interessanti i minuti che restano da giocare. Ancora un passaggio perfetto. Cercano spazi. Occhio al cross verso il primo palo. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Attenzione! Rete! Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Tre gol per lui. Una giornata fantastica. Sì, sembra davvero inarrestabile, Pier. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Palla larga. Potrebbe crossare. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Eccolo qui intanto, ci viene riproposto il gol segnato in precedenza. Buonaventura. Tocca la palla, in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Ha il supporto dei compagni. Attenzione perché è pericoloso. Cross rimpallato dal difensore. Si ripartirà con un calcio di punizione. C'è aria di cambio. Può metterla in aria, Può cercare una deviazione vincente. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Buon pallone filtrante. Può colpire da lì. Non può sbagliare da lì. Pallone che trova il palo. Palla ancora buona. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Pallone invitante. Palla ancora in gioco. Si salva qui il portiere, recupera il pallone dopo un grande intervento. Azione concitata, ma l'estremo difensore si è dimostrato attento, lucido, concentrato. Posizione ideale. Pallone recuperato. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Se c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Può scatenarsi sulla corsia. Può cercare il cross. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Perdono palla banalmente. Azione che si fa interessante. E il pallone se ne va via. Siamo agli sgoccioli della gara, pochi minuti e onestamente tutto sembra deciso. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Ha spazio per andare. Può avanzare. Vediamo cosa fa ora. Da lì può andare col cross. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone, questo sì, girata di testa che meritava miglior fortuna. Si andrà avanti a giocare per 3 minuti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo.
Suggerimento interessante. Vediamo cosa inventa.